Appena arrivati all'aeroporto di Charleroi, la città è blindata per arrivare, insomma, tutta una serie di controlli. Comunque la situazione sembra tranquilla e penso che nel primo pomeriggio riusciremo ad arrivare in Italia con tranquillità. Una città spettrale con camionette dell'esercito a ogni angolo e polizia a presidiare le strade, checkpoint che si susseguono anche per entrare all'aeroporto di Charleroi. L'atmosfera di Bruxelles all'indomani degli attentati è quella di una città ancora sotto shock, nel racconto della delegazione di amministratori reggini scampata ieri al terrore nella capitale belga. Poca gente per le strade, nervitesi per la paura di nuova violenza e tanto nervosismo accompagnano il risveglio di oggi a Bruxelles. Gli amministratori, tra cui i consiglieri comunali reggini Castorina e Latella, il presidente del consiglio comunale Delfino e l'assessore Zimbalatti, rientreranno in città nel pomeriggio dopo essere stati isolati per 24 ore in albergo. Francesco Creazzo per la CNews 24.